finisce 2-0 a Lanco Marzio, vittoria per l'Ostia Mare contro il Muravera. Noi siamo con mister Mastro Donato. Buonasera mister, innanzitutto, buonasera. E complimenti mister. Allora, direi ottima prova dei ragazzi oggi, dall'inizio alla fine, concentrati, determinati, compatti, e che hanno creato anche tantissimo. Sì, confronto diciamo alle altre partite, oggi c'è stato a livello di fluidità di gioco un po' meglio. Stiamo crescendo, stiamo migliorando in certe situazioni e dobbiamo continuare a lavorare. Adesso abbiamo la sosta che ci farà lavorare ancora su altre situazioni e per migliorarci e per crescere ancora di più. Senti, veniva qui a Lanco Marzio un Muravera reduce da 3 vittorie consecutive, di cui l'ultima con il Giuliano, sicuramente in grande forma. Ti aspettavi questa squadra? Sì, sapevamo di incontrare una squadra che veniva da 3 risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria di domenica contro il Giuliano. E io ai miei ragazzi gli avevo detto di essere concentrati, determinati sin da subito, cercare di fare una partita attenta, però i ragazzi hanno dimostrato da subito che oggi c'erano e sicuramente l'abbiamo dimostrato sia il primo tempo ma soprattutto il secondo tempo, quando soprattutto poi dopo che siamo andati in vantaggio si sono creati un po' più di spazi e siamo riusciti addirittura ad andare a fare il secondo gol. Però bene. Senti mister, cosa serve per avere più continuità? Lo dico ragazzi, cerchiamo di lavorare durante la settimana per crescere. Questo lo sto vedendo perché i ragazzi si stanno impegnando tantissimo durante la settimana per crescere, per migliorarsi. E questo lo stanno facendo. Dobbiamo continuare questo. Peccato per domenica scorsa che abbiamo preso gol all'ultimo minuto contro una grande squadra che è la Torres, però la continuità di risultati dipende sempre da noi. Cerchiamo di giocare partita dopo partita e ogni partita poi c'è una storia a sé. Senti, in chiusura, adesso come hai detto te c'è la pausa per il Viareggio, poi si ripartirà con una sfida delicata e importante come quella di Ardea contro la Team Nuova Florida, insomma un match che promette scintille. Sì, beh, ma tutte le partite sono difficili, questo è un girone che bisogna affrontarle con la giusta determinazione, la giusta concentrazione e come dicevo prima ogni partita c'è una storia a sé. Adesso ci avremo 2 settimane per lavorare e per prepararci bene a questa sfida. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi.